Lo sapete dove siamo? Ora siamo al terzo livello di Knights of the Round. Qui ci vuole molta pazienza per concludere il terzo livello. Avete visto, ora possiamo entrare nel castello? Quando raccogliete l'icona o il cavallo, vi appare questo cavallo con la sella rossa. Appartiene ad Arthur. Ricordatevi che Arthur ha una bella spada, come quella di Lancillotto. Ci sono anche questi nuovi nemici, Skywalker. Ok, andiamo avanti, proseguiamo. Stiamo molto attenti perché quando si apre il portone arrivano altri nemici. Mi piace questa roba medievale. Arriva sempre Buster con il suo cavallo. Quando venite colpiti troppo, il vostro cavallo va via e scappa. Avete visto che è arrivato? È arrivato un nemico identico a Scorn, si chiama Talman. Ecco, si scende dal cavallo e si prosegue a piedi. È arrivato anche un nemico magico, Magician. È ancora lontano il boss del terzo livello, ancora non sappiamo chi sarà. Oh mio Dio, sono arrivate anche le tigri cattive. Vedere la tigre cattiva fa ricordare Shere Khan del Libro della Giungla. Ogni volta che aiutiamo il nostro amico cavaliere ci dà una ricompensa. I nemici sono sempre gli stessi, però appaiono ripetutamente. Appaiono in continuazione sti soldati. Avete visto, facendo aumentare il punteggio salite su di un livello e diventate ancora più potenti e così riceverete la vostra armatura. Cambiamo personaggio. Useremo il terzo e ultimo personaggio, Parzival. Questo Parzival è armato con un'ascia. Io non sapevo che Parzival usa un'ascia. Ecco il terzo boss del terzo livello, Arlon. Vediamo di sconfiggerlo, Arlon.
È bello grosso, con l'armatura argentata ed è armato con una mazza. Cerchiamo di farlo fuori. Ma è difficile da sconfiggere, Arlong. Vabbè, usiamo l'ancillotto. E vai, eliminato Arlong. Sconfitto, una volta per tutte. Direi che il video si può concludere. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Un arrivederci e grazie per avermi seguito. Continuate così, mi raccomando, voi siete i miei followers.